della situazione delle mascherine. Sì. Ok. No, va bene, io direi di iniziare. Allora, stasera vediamo proprio di riprendere un po' il punto da cui ci siamo lasciati alla metà di luglio e soprattutto vediamo magari un po' praticamente che cosa possiamo fare come iniziative, un po' come avevamo detto. La prima cosa, certo, mi verrebbe da dire, facciamo poi magari anche bene un giro e capiamo la situazione odierna, sia per quanto riguarda i diversi coordinamenti oppure i diversi rappresentanti che ci sono anche delle altre regioni, cioè vediamo un po' com'è la situazione e vediamo che cosa è successo un po' nell'RSA, nel territorio, facciamo un po' punto, se possibile, no, di quello che sta capitando. Però direi che come primo punto dovremmo definire il documento che sono mesi che ci stiamo un po' portando dietro. Io vi ho rimandato sia il documento che abbiamo elaborato noi, diciamo, come gruppo di lavoro, e sia anche quello che ha mandato la Breda, che anzi, appunto, ha fatto una mail che non potevano partecipare né lei né Chattaglia, ma che comunque ci tenevano a esserci nel lavoro sia di stesura di questo documento sia di eventuali altre iniziative. Per cui io vi ho rimandato i due documenti, uno è quello che già abbiamo visto più volte perché l'abbiamo fatto girare, no? Il documento che tra l'altro nell'ultima stesura che vi ho mandato ho cercato ancora di fare alcune piccole modificazioni, non so se le avete viste, no? Sono proprio poche, intanto nell'intestazione, proprio per definire che questo documento nasce da questo nostro gruppo di lavoro che comunque parte di questo coordinamento nazionale che si è costituito su proposta di Medicina Democratica per la difesa della salute, che fa parte della campagna Dico 32, è che un po' tutte queste considerazioni, questi contenuti entrano poi in quello che è un percorso più grande, sia all'interno del manifesto che è stato elaborato e sottoscritto un po' da tutte le altre realtà, sia anche in quello che adesso in autunno si andrà a proporre come iniziative. Vi sono alcuni punti poi che ho modificato, non so se li avete visti, ve li dico proprio velocemente. Uno riguarda il punto delle cure domiciliari, dove una ripresa di un documento che mi aveva inviato Elisabeth, estrapolato da Salute Internazionale, c'era tutta un'elencazione di punti molto ben fatta sul perché delle cure domiciliari, sul perché della mantenere le persone a casa e attivare tutto quello che può favorire la permanenza a casa e le cure naturalmente, no? Per cui l'ho ripreso, l'ho riportato perché mi sembrava molto semplice ma molto ricco di contenuti. Dopodiché altre due modifiche che sono state aggiunte sono dentro il punto dell'RSA, dove si parla che le RSA devono essere strutture di ricovero non superiore a 40-60 posti letto, per dare un'indicazione comune, e anche questo però vorrei sentire l'opinione di tutti. E il punto successivo, ho cercato di segnare come strutturalmente devono essere, non strutturalmente, naturalmente devono essere pensate per avere degli spazi che favoriscono tutta una serie di terapie, no? Terapie e momenti socializzanti, momenti ricreativi, momenti di animazione, momenti di stimolazione, eccetera, che mi sembra comunque un indicatore o un insieme di indicatori importanti per la realizzazione di queste strutture. Ecco, per cui le modifiche, diciamo, per parte mia, per parte nostra, sono state solamente queste.
C'è qualche problema? C'è qualche problema? Laura, probabilmente hai inavvertitamente chiuso il Laura, microfono. da quanto? Ok. No, qualche secondo. Perché ho appoggiato sul documento sui tasti e si vede, questo è sensibilissimo. Ecco. Quindi questo, diciamo, nostro documento, io vi chiederei veramente, definiamo se va bene, se vanno bene questi punti, dopodiché, come abbiamo già detto le volte precedenti, può essere un documento che rimane con l'elencazione di questi punti che utilizzeremo a livello regionale o a livello nazionale per una rivendicazione, come mi auguro che possano essere i punti che rientrano poi in una proposta di legge e quindi avere un significato più importante. La Fondazione Promozione Sociale, cioè nella persona di Maria Grazia e di Andrea, hanno fatto una rivisitazione, l'avete vista perché ve l'ho fatto girare, e hanno messo una parte del documento loro che era già girato con tutte le loro osservazioni e anche tutta una serie di contenuti che sono proprio molto anche loro regionali di rivendicazione che hanno portato avanti, unitamente ad alcuni punti che hanno estrapolato da questo altro documento. Io ho parlato con Maria Grazia, le ho detto che c'è, cioè, benissimo tutti i contenuti, quello che c'è scritto, per carità, c'è anche un richiamo di normative, c'è una stesura anche proprio molto dettagliata degli articoli, no, i richiami, per cui molto molto ben fatto. Però l'obiettivo, e qui chiedo anche a voi, l'obiettivo che abbiamo, che avevamo, era comunque quello di pensare proprio un documento con una, anche una capacità di sintesi sui diversi punti principali, no, a partire, abbiamo detto, lo slogan di base sono le cure sanitarie, ma poi, no, declinato il territorio, l'RSA, no, abbiamo messo anche alcune cose riguardanti il co-housing, eccetera, in modo molto sintetico, ma che facesse vedere i punti principali sui quali si deve basare una medicina per le persone anziane, malate, non autosufficienti, no? Questo era un po'. Per cui io tenderei a portare avanti questo documento, magari appunto se dobbiamo ancora rivederlo, ricorreggerlo, riformularlo, questo adesso vorrei sentire un pochino la vostra opinione. Per cui questo è il punto sul quale stasera dobbiamo assolutamente concludere. Dopodiché un secondo punto è quali iniziative pensiamo di intraprendere, no? Che abbiamo detto, cerchiamo di organizzare un'iniziativa nazionale e vediamo anche proprio di fare delle iniziative a livello regionale. Per cui però, prima adesso di arrivare a questa conclusione operativa, io vi chiederei se siete d'accordo di intervenire, di fare quindi un giro rispetto anche proprio alle vostre realtà, a quello che si sta facendo, di dare appunto un parere su questi documenti, no? Così vediamo di uscirne fuori e poi puntiamo comunque a far sì che la serata sia appunto una riunione che determini poi delle azioni concrete di continuità rispetto un po' a tutta la situazione. Per cui vi chiederei se, o chiederei magari anche a Fulvio, a Marco, se, o anche a Antonio, se possono anche intervenire sul lavoro del coordinamento, sul il manifesto e anche l'iniziativa nazionale, la manifestazione, quello che si sta preparando in modo che ci si possa anche riagganciare a questo. Qualcosa. Sì, se volete io intervengo subito. Va Va bene, bene? va bene. Ok. Allora, il documento va benissimo. Io ho avuto una riunione stamattina allo SPI della CGIL di Bresso, perché loro dovevano parlare di altre cose.
a livello locale. È intervenuto anche il responsabile locale di Bresso Cormano Cusano della FCGL e si è parlato di cose locali, va bene. E poi io ho presentato quello che sta facendo Medicina Democratica e adesso oggi pomeriggio gli ho inviato in allegato i documenti perché loro hanno fatto già una riunione come FCGL a Milano. E mi hanno mandato delle slide di questa riunione che io ho già girato a Laura, e però sono in alto mare perché queste slide praticamente non dicono niente. Fanno un resoconto della situazione, ma molto vagamente, della salute, della sanità, eccetera. Quindi questo documento secondo me è importantissimo. E io aspetto che il responsabile di zona dello di CGL di Milano e provincia porti un'adesione che sarebbe importante, credo. Va bene, sì. Se vogliono anche partecipare ai nostri lavori. Vediamo, glielo provo a chiedere, visto che devo incontrare il 1º di ottobre. No? Prova a chiederglielo, sì. Ok, va bene. Ok, grazie. Sì. Chi può intervenire? Fulvio, Elisabeth? Siete muti. Se non interviene nessuno, dico due parole io, Laura. Siccome Va bene, dai, vai. l'Anna non credo, non vedo, non credo si sia potuta Sì, sentire. l'ho detto prima perché mi ha mandato un messaggio. Sì, perché questa settimana c'era stata un po' Sì, lo impegnati. so. Anch'io sì, Anche perché si è tu. messo il punto, ha raccolto le firme appunto su questa anche petizione su cui abbiamo lavorato con l'Anna già da molto tempo, cioè che doveva partire la raccolta firme prima del lockdown, si doveva partire con questa petizione proprio sulla situazione dell'RSA, in realtà molto sui parametri assistenziali, che poi vuol dire un po' anche quello che dicevate prima, no? La qualità delle cure, la qualità dell'assistenza che ci sono. Che già era una situazione, diciamo, emergenziale prima del lockdown, dove appunto, a parte l'assistenza di base, anche proprio le figure più sanitarie, fisioterapia, le educatrici, così, perlomeno nei parametri regionali toscani, sono previsti per pochissimi minuti. Dalla delibera regionale toscana, ve l'ho già detto altre volte, sono 11 minuti al giorno per ogni ospite di fisioterapia e di educativa, 40 minuti di infermiere e 2 ore e 20 di assistenza di base. Quindi parametri secondo noi bassi, anche se dicono che quelli toscani sono i più alti di tutti, ci continuano a dire in regione. Vabbè, comunque avevamo preparato questa petizione e poi è rimasta la raccolta firme, naturalmente, con il lockdown è rimasta ferma e quindi siamo ripartiti un pochino ora, tra l'altro sì, anche lì alla festa e anche via via nell'RSA. È andata via tutto? O mi sentite No, però? si sente bene. Perché non vedo. Ecco, però vabbè, questo chiaramente è una cosa molto parziale, no? Perché si riferisce alla situazione attuale, a come sono strutturate le RSA, è una critica a questa logica dei minutaggi. Chiede, diciamo, anche interventi di controllo dalle parti delle istituzioni molto più precisi, insomma, poi si è visto, no? Anche con il lockdown che anche questa parte è mancata. Però chiaramente è parziale perché anche noi si pensa che la cosa vada affrontata a monte. Comunque, attualmente, ecco, la situazione, io oggi ho avuto anche una segreteria della CUP Sanità e ci siamo confrontati anche su questo, e la situazione è più o meno simile. Anche per esempio in Piemonte e so anche in Lombardia, perlomeno nell'RSA dove noi siamo presenti.
e è che a fronte delle riduzioni delle persone che erano in RSA per vari motivi, anche per i decessi, da voi sicuramente molto più che da noi, i decessi sono ricominciati ora e sono ricominciati con delle, vanno molto a rilento, sono ricominciati diciamo a fronte anche di liste d'attesa abbastanza ancora importanti. Hanno fatto qualche ricovero di sollievo durante l'estate per, insomma, per sollevare un pochino i familiari e sono ricominciati, però chiaramente ogni persona che entra deve stare 15 giorni in quarantena, quindi prima poi di entrare in RSA, insomma, i tempi si sono molto allungati. Questo da un punto di vista anche, vabbè, dal nostro punto di vista anche sindacale dei lavoratori, sta comportando che i lavoratori sono in esubero e quindi va bene, molte cooperative stanno attivando la cassa integrazione perché nessuno si pone il problema se invece rivedere e aumentare i parametri d'assistenza. Ecco, quindi su questo ora noi, se ne era un pochino parlato con l'Anna, si era intenzionati, si doveva fare già prima, poi purtroppo la situazione... insomma, in base un po' anche dopo aver raccolto anche un po' di firme, a fare un'iniziativa davanti alla regione con cui ci si era già mossi su questa cosa, insomma, e un'assemblea pubblica proprio relativa al discorso dell'RSA, dei parametri assistenziali, e poi c'è tutto il problema dei familiari che non possono visitare i propri parenti, che ora è ricominciato, però con tipo una volta alla settimana, 10 minuti, insomma, veramente... È una situazione, poi questi anziani nel frattempo, insomma, chiaramente sono peggiorati perché senza vedere i familiari e così via. Ecco. Quindi si era un po' orientati su un'iniziativa di questo tipo. Poi devo dire né io né lei si è avuto tanto tempo di leggere e di guardarsi bene approfonditamente le cose, però chiaramente insomma, poi credo il documento l'avete fatto anche insieme, insomma, i contenuti di base sono sicuramente condivisi. Ecco. Sull'iniziativa si pensava su questo e vabbè, ora mi viene in mente altro. Ok, va bene. Io vorrei sapere se mi sentite. Mi sentite? Sì, sì. Ci sentiamo. Ah, bene. Perché prima non riuscivo a parlare, scusatemi. Okay. Allora, c'è Elisabeth che ha aperto il microfono, per cui se non so se Elisabeth o Fulvio intervengono, e poi c'è Alberto Giorgi che ha chiesto di intervenire. Se vi segnate nella chat chi vuole intervenire, così almeno ci diamo un po' un ordine. Ma sì, volevo dire che sì, è importante che questa sera rivediamo bene il documento, diciamo, del gruppo di lavoro, perché bisogna capire un po' con quale spirito ci siamo mossi, nel senso che abbiamo cercato di avere una visione generale in termini di salute, tant'è che cominciamo con la prevenzione, cure domiciliari e poi la residenzialità. È vero che diciamo che le cose che noi diciamo non sono facilmente e velocemente traducibili in vertenze, però ci è sembrato importante comunque dare un'idea diciamo di visione generale sul problema degli anziani. E poi credo che in questo momento i comitati o comunque i familiari che sono attivati sul territorio possono fare delle richieste anche dirette nei confronti o dell'amministrazione comunale o della SST oppure della casa di riposo, perché c'è bisogno, diciamo, di sollecitazioni che vengono dall'esterno per dire che la popolazione desidera e vuole dei cambiamenti, nel senso che è difficile spostare queste strutture così strutturate, mal strutturate, però in questo momento c'è proprio bisogno di una pressione che venga dall'esterno, dalla popolazione, dei comitati, per monitorare quello che succede all'interno. Credo che questo discorso che riguarda l'informazione sulla situazione
sanitaria delle persone ricoverate e sociale, nel senso di ripristino anche di tutte le attività che sono previste, comunque vada fatta. Cioè, l'altro punto sul quale noi dovremmo lavorare è cercare di aiutare gli operatori all'interno di potersi coordinare. Credo che un'azione sindacale sia molto, molto opportuna per dare forza, visto che abbiamo capito tutti i tentativi, e non solo tentativi, minacce, quando gli operatori prendono la parola e denunciano le situazioni che ci sono. E credo che anche avere dei responsabili per la sicurezza, i famosi RSL, anche lì hanno una funzione nei confronti delle direzioni di poter chiedere i piani. Ad esempio, prima lo diceva Paola, è dall'interno che si può capire come vengono riaperte le ammissioni, come vengono date i dispositivi di sicurezza. Insomma, tutte queste cose credo che bisogna proprio aiutare i lavoratori a prendere forza e a essere più organizzati, perché se sono da soli vengono colpiti direttamente. E quindi credo un punto dove dall'esterno e dall'interno ci devono essere proprio delle pressioni, ecco, quindi di attivarci in questo senso. Ok. Alberto, Giorgi? Pronto? Sentite? Sì. Allora, io dovrei parlare sia del documento sia di quello che si fa sul territorio dove sono, in particolare del territorio della Versilia. Quindi forse è bene partire dal documento, forse è l'esigenza principale. Vabbè, a me piace il documento. Anche perché comincia con due parole che secondo me sono fondamentali: il concetto di azione, che non è solo elaborazione, discussione, teoria, ma è un'azione comune, no? che evidentemente è da costruire nel tempo, in un percorso prolungato, no? di attenzione. Mi piace perché c'è un'attenzione alla prevenzione e all'educazione, no? Educazione alla salute, che molte volte viene delegata alle scuole, no? In progetti di educazione alla salute molto, molto volenterosi, ma poi alla fine dispersivi. E mi è piaciuto in particolare il riferimento a un certo punto quando, parlando del distretto, dice che l'unità di valutazione insieme al distretto deve funzionare come il pronto soccorso in relazione all'ospedale, no? Questo come dire che sulla salute c'è un'azione parallela, no? Fra il pronto soccorso e l'ospedale, che intervengono nelle emergenze fisiche, no? E invece diciamo il gruppo multidisciplinare in relazione col distretto, che intervengono su questioni diverse, no? Legate appunto alla questione dell'anzianità, no? che può essere anche emergenza, no? non solo la prevenzione e la cura. Per cui questa struttura bipolare, no? Ma integrata fra azione nell'abitazione domiciliare e struttura territoriale, secondo me è interessante, no? Perché in effetti poi il pronto soccorso è in relazione stretta con l'ospedale, no? ed è un modello che potrebbe essere utilizzato anche nel caso degli anziani. Mi pare interessante la specificazione di alcuni dati, no?
che sono importanti, perché se alcuni numeri vanno messi, tipo il fatto che i posti letto non dovrebbero superare dai 40 ai 70, oppure il fatto che l'assistenza sanitaria dovrebbe essere 24 ore su 24, quella socio-assistenziale di 12 ore, no? Il fatto che ci debba essere un elenco, un numero di spazi, no? Per fare delle cose. Mi è piaciuto il riferimento al giardinaggio o alla cucina terapeutica o all'arte, no? Perché in effetti poi si è visto che nell'RSA, come vengono chiamate le classi pollaio, no? Adesso nelle scuole, le RSA pollaio sono state una caratteristica fondamentale della diffusione del Covid. Mi è interessato, mi è piaciuto anche la questione del comitato di zona, no? Cioè, oltre al fatto che dovrebbero esserci comitati di partecipazione dentro le RSA che non ci sono e che vanno sollecitati, ovviamente, e riconosciuti, anche il comitato di zona, il fatto di come dire, rappresentanza e istituzione, è un elemento interessante, perché secondo me, ecco, sull'RSA uno sguardo territoriale, quello sguardo che in genere i sindaci non hanno, secondo me va svolto. Anche la richiesta dell'opuscolo al Ministero è fondamentale, perché i genitori, sì, i familiari in questo momento sono in grandissima difficoltà nel capire quali percorsi sono opportuni. Ebbene, ovviamente, la richiesta di personale a tempo indeterminato, no? E dipendente a regime del sistema sanitario, perché io vengo dalla scuola, no? Voglio dire, non avrebbe senso che il personale della scuola non fosse personale pubblico a dipendenza del Ministero. È chiaro che la presenza della responsabilità di un direttore sanitario è fondamentale, tanto per dare un'idea, noi in Versilia come Comitato Sanità abbiamo chiesto di incontrare e abbiamo incontrato il manager, diciamo, il super manager dell'ASL Toscana Nord-Ovest, sulla questione della Laguidara, che è la RSA gestita dalla Misericordia di Maria di Pietra Santa, in cui sono verificati decessi numerosi, oltre la decina, e ci sono grossi problemi dal punto di vista sindacale, con licenziamenti, spostamenti, insomma un'azione autoritaria, ed è una RSA senza direttore, senza direzione sanitaria. Allora passo adesso un pochino alla questione. Il lavoro che facciamo come Comitato Sanità si intreccia anche, per alcuni componenti di noi, con l'ospidiaria minoranza CGL, che in Versilia è attivo, e vorremmo costruire, avremmo il programma di costruire nei prossimi giorni, insieme al Comitato, delle iniziative di volantinaggio, perché vorremmo chiamare sindaci, dopo le elezioni, perché sennò veniamo strumentalizzati, chiamare sindaci alle loro responsabilità, in particolare quello di Pietrasanta, perché la Villa Laguidara è su quel territorio, o Massarosa, che è una situazione di deficit di bilancio spaventosa e incontrollata. E vorremmo fare, abbiamo preparato un volantino che si basa proprio su quella petizione di cui parlava prima Paola, per quanto riguarda l'iniziativa del CUP Adina a Firenze. Quindi sarebbe interessante anche se fra la Versilia e i gruppi fiorentini si riuscisse a costruire anche quello che la Paola diceva, un'iniziativa di presenza di fronte alla regione, alla regione, per chiamare alla responsabilità. Ecco, mi sembra. L'ultima cosa, ieri ho partecipato ad un convegno organizzato a Barca in Garfagnana dallo Speech GL di Lucca, ma in pratica regionale, perché ho l'impressione che il modello toscano, no, che viene molte volte presentato come l'unica spiaggia di salvezza, anche per supportare Gianni fondamentalmente,
sia in difficoltà, e l'OSPI stesso regionale è in difficoltà, tant'è vero che hanno presentato un progetto in regione su disturbi al cuore, circolatorio, scompensi cardiaci, un progetto su cui hanno investito un po' di soldi, da 10 milioni entro la fine dell'anno, sembra, su 8 comunità montane della Toscana in particolare, per cui ecco la questione della Garfagnana di Barca, perché evidentemente si stanno rendendo conto che l'accentramento che Rossi ha fatto per risparmiare nelle tre università toscane, Pisa, Siena e Firenze, sostanzialmente ha allontanato la sanità pubblica, ha depauperato il territorio e ha allontanato la sanità pubblica dalle zone più lontane. E lo SPCGL insieme alla regione, un po' per motivi elettorali, no? Si è mosso per cominciare a parlare delle cose di cui stiamo parlando ora, cioè di sistema territoriale, di domiciliarità, di multidisciplinarietà, aggiungendo un tocco di tecnologia, cioè aggiungendo il fatto che i dati di controllo della situazione sanitaria dell'anziano, dell'ammalato nell'abitazione civile, alla fine vengono tenuti sotto controllo a distanza. Ecco, quindi per dire che in effetti la Toscana probabilmente si sta muovendo in una direzione simile anche nei confronti dell'RSA. Ultima notizia, mi hanno detto che addirittura hanno ripubblicizzato, hanno detto a tutti, ripubblicizzato 12 RSA in Toscana perché non avevano i requisiti. Ho chiesto di avere documentazione sia sul progetto, è un progetto con CISL e UIL, progetto confederale, sia del progetto che della chiusura di queste RSA. Appena mi arriva posso inviare discussione e materiale. Credo che però un'iniziativa sul territorio regionale o fiorentino o versilese debba essere fatta, sia di mobilitazione, cioè con presidi, ma anche secondo me con un'iniziativa sulle RSA per denunciare. Noi siamo in contatto con alcuni lavoratori della Villa La Guidara che si sono rivolti a noi per denunciare appunto i problemi sindacali all'interno, per l'autoritarismo interno. Cerchiamo e vorremmo fare appunto un'azione, come dire, che sollevi la consapevolezza di cittadini e amministratori su questa RSA, che è gestione terzo settore, perché è della misericordia, alla fine non è neanche privata, no? Che però ha mostrato gravissime insufficienze, e partendo da lì fare un ragionamento più generale sulla questione del diritto alla salute. L'ultima cosa veramente mi è sembrata buona sul documento, anche se per noi è abbastanza scontata, è il fatto che il diritto alla salute non ammette compatibilità. E purtroppo nella discussione che si è fatta ieri al convegno dello SPCGL, la questione delle compatibilità viene sempre fuori, no? Come se l'articolo 32 della Costituzione fosse acqua fresca. No? E purtroppo mi sembra venga fuori anche nel secondo documento che mi è stato inviato, in cui la questione appunto delle risorse, dei budget a disposizione nel documento viene fuori. Un documento che mi è parso un po' dispersivo rispetto a quello nostro, insomma, diciamo, del gruppo di lavoro. Vabbè, mi sembra di aver detto un po' di cose. Okay. C'è qualcuno che ha problemi nel sentire? Sì, il problema è che però temo sia della persona, perché io non posso fare nulla rispetto a questo. Antonio, sei tu che interviene? Sì, vabbè, cerco di essere velocissimo, insomma, anche perché non è che... quello che volevo dire io era questo, che senza dubbio
diciamo la questione relativa alla deistituzionalizzazione credo sia uno degli elementi fondamentali, insomma, almeno cercare di lanciare quest'idea. È ovvio che non è una cosa che si può risolvere nel giro di poco tempo, ma credo che sia importante diciamo così ribadire questa questione. E, considerando poi anche appunto l'eventuale apporto di quello che può essere l'aiuto appunto dei lavoratori che attualmente ci sono all'interno, per cui tutta la questione relativa alle eventuali denunce di ciò che accade, soprattutto in riferimento a un eventuale prossimo futuro, perché voglio dire comunque un aumento dei casi c'è, ed è ovvio che se rientrano all'interno di strutture con persone così fragili, è ovvio che è molto facile che poi questa cosa poi diciamo possa effettivamente prendere piede all'interno. Per cui io credo che sia assolutamente importante appunto fare anche il punto della situazione rispetto a quello, legandolo anche con l'idea che comunque sta nel nostro manifesto generale, che è quella appunto del contrasto alla privatizzazione della sanità in generale e perciò diciamo dell'obbligatorietà da parte dei dipendenti di stare al di sotto di quelle che sono delle direttive, io continuo a dire direttive mordacchia appunto da parte delle direzioni. Per cui penso che questa cosa debba assolutamente essere riportata insieme alla richiesta immediata di partecipazione da parte anche dei familiari e anche degli utenti, voglio dire, cioè di chi comunque è all'interno di questa cosa, perché soltanto con quello io credo che si possa superare appunto anche il problema che dicevo prima. L'altra cosa, questa più che altro è una richiesta che faccio, appunto quella di cui stavo parlando prima con Laura, che prende il via, mi faccio un po' l'attore di questa richiesta da parte del dottor Alberto Donzelli, il quale vorrebbe chiedere a chi appunto partecipa a questa sera, perché non poteva essere presente oggi, relativamente al fatto dell'utilizzo delle mascherine, perché da quelle che sono delle notizie e delle diciamo così evidenze che sono state portate, pare che in alcune realtà sia la normalità sarebbe mettere la mascherina alle persone, agli anziani o comunque a chi è all'interno di queste residenze, praticamente 24 ore su 24 o quasi, e comunque mantenendola per una giornata per poi diciamo avere il cambio giornaliero. Chiaramente questa cosa, soprattutto per le persone più deboli, non è certo scientificamente positiva, per il semplice fatto che le mascherine comunque di fatto comportano una sorta di ciclo chiuso. E questo chiaramente superato un buon numero di ore può peggiorare la situazione appunto delle singole persone, per cui se una persona ha dei batteri è chiaro che questi batteri continueranno a ricircolare all'interno dei suoi polmoni andando sempre più in profondità, per cui aumentando anche la possibilità di peggiorare dal punto di vista generale le varie situazioni dei pazienti. Per cui quello che si chiede era se si è a conoscenza di altre realtà dove viene di fatto imposta la mascherina,
senza utilizzare altre modalità, cioè quella di portare per esempio le persone all'esterno, dove ci può essere invece una possibilità di respirare dell'aria, per cui senza mascherina. Stessa cosa vale anche per il personale, perché anche lo stesso personale giustamente ha sollevato questa questione dicendo che anche loro sono praticamente obbligati a mantenere questa mascherina per tutto il periodo che sono lì dentro. Insomma, io credo che come prima del Covid e anche prima di alcune leggi c'era più o meno la possibilità da parte delle persone di uscire 10 minuti per fumare, ecco, io credo che sia importante a questo punto fare in modo che ci siano almeno questi 10 minuti per riuscire a respirare aria senza la mascherina, ovviamente con le distanze, però intendo, questo è un argomento che secondo me è importante sollevare, per cui volevo chiedere a tutti se voi sapete come vengono gestite queste cose all'interno delle RSA nelle vostre realtà. Ecco, è importante perché almeno posso riportare la cosa a Donzelli per vedere, perché era la sua intenzione cercare di fare delle valutazioni anche dal punto di vista di ricerca e anche di uscire con qualcosa di più chiaro. Un'ultima cosa riguarda le iniziative. Allora, dopo non so se vuole anche intervenire Fulvio, noi abbiamo ancora intenzione di fare questa iniziativa che per il momento è prevista per il 7 di novembre. Comunque domani ci sarà un incontro con gli altri organizzatori, perché questa iniziativa del 7 novembre sarà qualcosa di più grande rispetto a quella che avevamo pensato noi all'inizio, per cui cercando di tenere insieme non soltanto la questione sanitaria, che comunque sarà predominante, ma anche la questione appunto sociale, ambientale, che sono comunque chiaramente molto importanti per cercare di richiedere delle modificazioni nelle politiche generali. Domani pomeriggio appunto ci sarà questa riunione in cui si definirà meglio sia appunto l'ulteriore manifesto che è quello che è stato portato avanti da TAC appunto per chi ha seguito anche questo percorso, e per vedere un attimino appunto le fasi di organizzazione pratica anche di questa manifestazione, che chiaramente è legata anche a quello che dal punto di vista epidemiologico si produrrà nei prossimi giorni, però credo sia importante comunque che qualcosa venga fatto, che sia a livello di elemento fisico, che sia a livello mediatico, ma credo che nei prossimi mesi davvero qualcosa per la salute, la sanità e non solo, debba essere detto, perché se no qui davvero si sta parlando di questi 209 miliardi, io già ho paura, perché per questi 20 richieste che sono state fatte al Ministero della Salute per 68 miliardi, insomma, all'interno ci sono degli elementi sui quali io insomma, avrei qualcosa da dire, ecco, per cui credo che anche su questi elementi bisognerebbe dire qualcosa. Ok. Grazie Antonio anche per tutta l'informazione. Adesso c'è Letizia che è dell'Associazione Felicita. Ecco, niente, volevo un po' aggiornare su quello che è successo in questo periodo, perché la nostra è una realtà più legata ai familiari e più le situazioni che appunto hanno avuto questo boom mediatico anche nei mesi scorsi. Adesso un po' la sensazione, e non è solo una sensazione, che la tendenza sia quella di normalizzare, di rendere più bassi i toni in modo tale che l'attenzione sia su altre cose, su altre priorità. E quindi sia dal punto di vista della gestione di alcune RSA, ma sia anche per quello che riguarda, diciamo, la situazione dei parenti in generale. C'è il tentativo comunque di fare in modo che se ne parli un po' di meno, che ci sia meno attenzione, e di sminuire in effetti quello che è invece
la cosa che fortemente si è manifestata durante il Covid, cioè della fondamentalità di questi argomenti, che già in precedenza non erano stati presi in considerazione, insomma. E quindi anche come associazione abbiamo cercato di muoverci come ci eravamo mossi nei periodi precedenti, a ridosso del Covid, e già dal punto di vista di richiesta di poter parlare anche con personalità della regione, eccetera, è sempre stato sempre più difficile. Abbiamo anche cercato di avere un contatto con Conte, ma non abbiamo cioè, è un po' come se la sensazione che se vabbè, ormai questo argomento l'abbiamo affrontato, adesso ci occupiamo di altre cose che sono più importanti. Invece è importante, per quanto ci riguarda, mantenere molto viva l'attenzione su questi temi, perché sono temi super fondamentali, tanto quanto lavoro, eccetera, eccetera, per carità. Però appunto la tendenza un po' è cercare di dimenticare, insomma, anche per certi atteggiamenti anche di alcuni familiari è un po' quella di dire vabbè, però in fondo qualcosa l'abbiamo ottenuto, e quindi è un momento di calma anche, che è anche comprensibile per certi fatti. La cosa che però diciamo così ha inchiodato la nostra attenzione è stata la difficoltà sia di ottenere i colloqui. Ci sono delle RSA in cui i colloqui non sono stati per niente attivati. Questo è un problema veramente molto grave, perché le persone all'interno si sentono completamente abbandonate, non hanno modo di conferire, di avere anche le videochiamate, tante volte sono in difficoltà, sono molto rare. La situazione anche negli ospedali, spesso per persone anziane che sono state ricoverate per problemi di frattura del femore o cose di questo genere, hanno avuto questo trauma fortissimo di non poter più di colpo parlare con i propri. Pensavo che sia arrivata la luna. Pronto? Sì, sì, prego. E quindi questa è una cosa sulla quale veramente bisogna riflettere e tenerlo presente come informazione in generale, cioè questa difficoltà di collegamento tra i parenti e la persona che è in quel momento anziana, che in quel momento è dentro in un RSA ma anche in un ospedale per una questione di pronto soccorso, è veramente un trauma fortissimo. Ho molte persone che seguo come pazienti o parenti di... È successo qualcosa? Si è bloccato tutto. Si sente. Non si sente più niente. Letizia, devi riaccendere il microfono? Ecco. No, lo stesso problema che ha avuto la LAP. Fino a che punto mi avete seguito? Ma proprio un minuto adesso. Questa difficoltà di contatto con i familiari, ma a volte proprio l'impossibilità anche improvvisa per persone che magari sono state ricoverate in ospedale per traumi, frattura del femore, eccetera, eccetera, di una certa età, per la questione del Covid, improvvisamente sono trovate abbandonate, sole, senza poter capire che cosa stesse succedendo. E quindi io ho avuto tra i miei pazienti due o tre per casi in cui la situazione è assolutamente crollata di colpo, e quindi anche di decessi dovuti al trauma in sé, ma soprattutto a questa impossibilità di poter ritrovare un parente, una faccia amica, una voce amica con la quale contattare. E questo è veramente una cosa molto molto grave, che non viene assolutamente presa in considerazione dai medici all'interno. E questo atteggiamento io lo vedo nell'RSA che seguo, eccetera, purtroppo è molto generale, cioè sì, ci sono degli sforzi maggiori, c'è la tendenza a aumentare la quantità di incontri, ma è tutto molto burocraticamente messo in difficoltà. Chi ha problemi di Alzheimer
addirittura è stato proposto di fare il tampone al proprio caro, cioè no, al familiare che viene in visita tutte le volte, quindi diventa anche per i familiari stessi da gestire una cosa difficilissima, perché vuol dire dover stare a casa per molti giorni, non poter organizzare, cioè e tra l'altro anche questa è una cosa da segnalare, alcuni dipartimenti in cui ci sono dei malati di Alzheimer, i colloqui vengono proposti con la persona seduta in carrozzina legata. Addirittura. Quindi questo veramente è una situazione per cui molti familiari hanno detto: ma io piuttosto non lo vado a trovare, perché se questo deve essere un trauma in più, chiaramente non è proponibile come situazione. Quindi, la questione delle mascherine che diceva Antonio, quello che posso dire io tendenzialmente sono gli operatori che hanno la mascherina e all'interno del tribulzio, eccetera, la situazione è che le persone che sono ospitate non hanno la mascherina. Però andrò a approfondire ovviamente su altre realtà, insomma, perché è una realtà parziale quella che posso riferire. Sicuramente ci sono dei picchi o di troppa cautela o comunque di utilizzo di questi strumenti, che per carità sono utilissimi, però in maniera molto, fin troppo quadrata, fin troppo non prendendo in considerazione altre modalità, ecco. Per esempio, questo sempre al Trivulzio e alla principessa Iolanda, dove appunto posso particolarmente dare riferimento, non è ancora stato pensato un sistema al chiuso dove poter conferire, in una stagione che non sarà più questa, ma sarà la stagione autunnale, e quindi l'organizzazione di una di cose anche abbastanza semplici, come possono essere dei paramenti in plexiglass, delle possibilità di poter interagire tramite computer da vicino, attraverso un vetro. Cioè, ci sono veramente in altre RSA delle soluzioni funzionali, non a prezzi esorbitanti, e che possono anche aiutare anche le persone anziane che magari hanno problemi di udito, hanno problemi di vista, e che quindi anche nel rapporto, diciamo, più ravvicinato fanno fatica. Il poter parlare con il proprio caro attraverso un telefonino piccolo, oppure attraverso un computer con uno schermo grande o un tablet con uno schermo grande, fa la differenza per chi ha problemi di vista, e con una possibilità di regolare l'audio sicuramente maggiore. Son piccoli accorgimenti che tutte le volte continuiamo a suggerire e ma vediamo, si aspettano non si sa quali quali incontri, quali specializzazioni, quando invece ci sono già, e lo sappiamo, delle RSA che queste cose tranquillamente le utilizzano e che le utilizzavano anche precedentemente al Covid. Una cosa che abbiamo piano piano raccolto sono delle informazioni sulle RSA, diciamo così, virtuose, e sono venute fuori delle realtà in Lombardia, ho detto Lombardia, veramente fantastiche, cioè di coinvolgimento con le scuole, di rapporti, di possibilità di scambi proprio culturali con dall'interno all'esterno, eccetera, in maniera assolutamente libera e tranquilla, perché in realtà chi gestisce le RSA ha comunque un margine di scelta, se rimanere attaccato a delle direttive ben precise oppure fare delle proposte sempre all'interno, comunque giustamente, di regole, però è assolutamente possibile farlo. E questo sicuramente è una libertà che per molti non è stata presa in considerazione, perché è più facile attenersi a un comportamento già preordinato, insomma.
Un'altra cosa sulla quale giustamente qualcuno aveva già accennato, il problema è che siccome alcuni reparti sono stati decimati, ahimè, c'è il problema dell'esubero del personale, il quale viene eliminato, viene licenziato, che è veramente una follia, perché se prima ci si lamentava della mancanza di personale, adesso che finalmente in un certo senso, anche se malauguratamente in una pessima maniera, ci sono più personale, ma no, viene licenziato. E questa è veramente una cosa assurda. Ecco, sicuramente i punti di questa azione comune sono molto precisi e sicuramente molto condivisibili anche da noi, e quindi cercheremo poi di parlarne e tutto quanto. Ma è importante, secondo me, mantenere l'attenzione proprio per quanto riguarda il rapporto tra la famiglia e la persona che è all'interno di queste situazioni. E giustamente anche fare in modo che anche la famiglia possa cominciare a ragionare in maniera più ampia rispetto alle possibilità che effettivamente già possono essere attuabili e che invece si possono proporre con manifestazioni e con interventi più di coinvolgimento nazionale o regionale o quello che può essere, insomma. Quindi questo era un po' il riassunto di quello che è successo in questi mesi. E quindi appunto sicuramente come associazione diamo il nostro contributo, ecco, in questo senso, e ringraziamo. Okay, grazie Letizia. Ma se posso dico due cose, non c'è nessun altro iscritto, ma io vorrei dire due cose veloci rispetto un po' a tutto quello che avete detto. Condivido, ed effettivamente in questo periodo, che chiaramente si è sentito quasi meno parlare, no? Se prima leggevamo continuamente di questa strage, di quello che stava succedendo, poi dopo, nel momento in cui è cominciata questa finta riapertura, non si è sentito più niente, se non qualche cosa che viene riportata in termini di esubero del personale, in termini del personale che va in cassa integrazione. Per cui questa situazione, che era già gravissima prima dello scoppio della pandemia, no, è rientrata dai canali di informazione, ma chiaramente rimane gravissima, e la gravità sicuramente è anche aumentata proprio per tutte le cose che avete detto adesso voi, no? Di come vengono trattati, di come vengono comunque abbandonati, cioè se prima già la struttura era, no, un insieme di quel pollaio a cui faceva riferimento, no, Alberto, che senza cure, senza attenzioni, senza terapie, senza stimolazioni, cioè tutte queste cose. Adesso c'è in più anche il fatto che non riesci a vedere il familiare, che devi stare distanziato, sicuramente la persona è peggiorata, per cui viene posta in condizioni ancora, insomma, tutte queste cose che sono state dette. Però di fatto, attualmente in questo periodo, almeno anche noi come Medicina Democratica, abbiamo avuto comunque le continue segnalazioni di familiari ai quali è stato richiesto di firmare un contratto velocemente e porre la persona, no, nella casa di riposo, oppure le dimissioni veloci, le dimissioni senza un minimo di presa in carico, cioè tutte queste necessità e tutti questi bisogni sono continuati, per cui comunque, come abbiamo detto, abbiamo già ripetuto tante volte, la situazione era tragica e veramente inadeguata, inadempiente prima, lo è tutt'oggi con l'aggravio appunto di tutto quello che il Covid ha comportato. Io credo che ugualmente bisogna cominciare a fare
come la Toscana sta facendo, come il Piemonte so che sta facendo, però dobbiamo fare delle iniziative regionali. Ad esempio questa petizione che Paola, voi avete avviato, secondo me sarebbe da conoscere e sarebbe appunto di fare anche noi o anche in altre regioni di fare un documento dove si inseriscono tutta una serie di punti che si rivendicano nell'immediato, no? Che si possono rivendicare nell'immediato, perché è chiaro che adesso il nostro obiettivo col documento è quello di andare a creare una condizione di cura per la persona anziana nel territorio e in un ospedale che non sia l'RSA, completamente diversa, però va costruita e sicuramente questo non riusciamo a ottenerlo subito. Però se riuscissimo, è vero che Letizia diceva abbiamo cercato di avere dei contatti e non ci siamo riusciti, però se riuscissimo a cominciare su alcuni punti a cercare di creare delle aperture anche di dialogo a livello della regione, per cui su alcuni punti cercare poi di portare avanti il discorso delle rette che non sono adeguate, di queste modalità di dimissione, il fatto che non si fa un UVM, non si fa una presa in carico, sui problemi del personale che in questo momento viene messo in cassa integrazione, no? Su alcuni punti cominciare a fare una piccola piattaforma rivendicativa e andare, no, a confrontarsi con alcuni consiglieri in regione, cercare di oppure fare un'iniziativa più forte, non lo so, decidiamolo insieme a seconda un po' delle forze che possiamo raccogliere anche proprio con i comitati dei familiari, con gli operatori e con il sindacato, chiaramente, ecco, perché se questa cosa qui potessimo costruirla con il sindacato e poter fare delle azioni no, di manifestazione, di eventi che richiamano l'attenzione su alcuni punti, secondo me sarebbe da fare immediatamente anche proprio nel mese di ottobre, mettendo dentro anche queste modalità di riapertura falsa e tutto quello che concerne con l'impossibilità di poter stare a fianco del proprio caro, sia come familiare ma anche come operatore nel poter prevenire un ulteriore peggioramento. Ecco, per cui io la proposta che mi sento di fare è proviamo, magari sulla base di quello che in altre regioni avete già un po' avviato, proviamo anche a stendere un piccolo documento con una serie di punti sui quali si può incominciare a fare una rivendicazione anche immediata su alcune cose concrete. Posso aggiungere, come associazione ci stiamo lavorando in questo senso. Per cui adesso stiamo cercando proprio in regione di trovare la possibilità. Però giustamente poi più c'è coinvolgimento e più queste voci cominciano a rompere alcuni muri, insomma. Ci stiamo lavorando, insomma. Ok, grazie. Chi vuole intervenire? Potrei. Andrea. Non ti si sente, è chiuso il microfono. C'è il microfono chiuso. Ok. Posso dire una cosa io, se siete disponibili? Sì. Lidia, vai. Intanto vado. Se Andrea poi riesce, ok. Ok, no, volevo dire che visto che tu hai fatto riferimento al famoso contratto di ingresso che viene fatto firmare a torto collo, voglio dire, non sarebbe forse il caso metterne un accesso anche qui nel capitoletto delle residenze sanitarie assistenziali? Perché sarebbe il caso di superare il discorso della prima di tutto della compartecipazione al costo, perché adesso è chiaro che ogni regione fa a sé, ogni struttura fa a sé, insomma c'è una giungla selvaggia per quanto riguarda il costo delle rette delle case di riposo.
E infatti la volta scorsa anche con Ciattaglia avevamo accennato al fatto che si potrebbe proporre, proprio per superare il discorso del contratto d'ingresso e la frammentazione su tutto il territorio nazionale delle tariffe e dei costi, si poteva proporre di istituire un ticket per le persone ricoverate nelle RSA. È una cosa, ma insomma, mi rendo conto che è una cosa grossa. Però forse cominciare ad accennare che bisognerebbe perlomeno superare il contratto d'ingresso, forse lì ci starebbe bene. Il documento si poggia tutto su cure sanitarie gratuite e punta, no, al riconoscimento di questo, che è certo un discorso forte e difficile da attuare, però il documento secondo me deve mantenere questa indicazione, e sarà poi appunto la contrattazione locale quello che si riesce a ottenere. Sul contratto, ma di fatto abbiamo messo che ci deve essere questa valutazione, no? Questa famigerata unità di valutazione multidimensionale, l'abbiamo anche abbastanza declinata con un team di operatori che devono, no, valutare un po' tutti i bisogni e definire un progetto, non che deve essere tanto un contratto che vai a firmare così, no, per appunto per una retta, no, deve essere un qualcosa di contenuti sui bisogni della persona, è un programma terapeutico, un programma riabilitativo, per cui non so, io non sarei molto dell'idea di inserirlo. Ok. Fulvio. Sì, se posso intervenire, io direi che di seguire un po' lo stesso schema che stiamo seguendo nel coordinamento nazionale, e cioè che c'è un discorso primo livello, chiamiamolo così, che è quello locale, in questo caso quello delle RSA. E credo che, come già è stato detto precedentemente dall'Associazione del Più Albergo Triunzio, ciascuno fa delle rivendicazioni, e credo quindi importante che queste rivendicazioni vengano messe in comune e quindi fatte girare per vedere poi di capire com'è la situazione, perché consideriamo che in Italia ci sono 290.000 posti letto in RSA, quindi è un mare. E probabilmente ci sono grandissime differenze fra una e l'altra. Ci sono quelle piccole, ci sono quelle meno piccole, ci sono quelle grandissime. E quindi abbiamo bisogno di capire com'è la situazione. Quindi il primo discorso è questo. Il secondo è quello di livello regionale. Per esempio, questa questione del contratto d'ingresso va posto a livello regionale. Perché ci deve essere un contratto d'ingresso? No, uno entra, ma ci deve essere un contratto d'ingresso perché il discorso è economico e si è appunto visto che le RSA possono essere un'ampia fonte di profitto. No? Per esempio, io ho un parente che è all'interno di una RSA che conta per tutta l'Europa, perché è una multinazionale, 70.000 posti letto. Evidentemente perché questo viene fatto così? Perché c'è una, chiamiamolo così, la relazione con le persone, il tipo di organizzazione, fra l'altro quella dove c'è mio zio, non è delle peggiori, no? Se magari la paragono per quello che conosco io, il Più Albergo Triunzio, è sicuramente molto meglio. Ma però, cioè, c'è quest'idea. E quindi la cosa che ci poniamo è quella di vedere anche alcune cose come possiamo farle cambiare a livello regionale. Se penso alla regione Lombardia, mi viene da dire che è quasi impossibile. Però comunque ci dobbiamo comunque provare. E poi c'è il discorso nazionale. Il discorso nazionale è quello che riguarda un po' tutta la sanità, di cui un capitolo
è anche questo, no? E quindi il discorso che si vuole portare avanti, che la RSA, le residenze sanitarie assistenziali, ma non solo, anche quello che viene prima, le cure domiciliari, per esempio, no? Che, di cui parla anche il documento, è una necessità che deve essere portata avanti e deve essere portata avanti all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Anche questo è difficilissimo, perché appunto dire che le RSA diventano strutture del Servizio Sanitario Nazionale fa impallidire quelli che governano, ma fa impallidire anche quelli che traggono profitto da questo tipo di strutture. Per cui la mia richiesta, proposta, è quella di vedere e di fare girare le iniziative che ci sono. Ora, domani faremo la riunione del coordinamento nazionale, la riunione plenaria, che è quella che dovrebbe decidere della manifestazione nazionale, sempre nella misura in cui questo discorso possa essere fatto. E questo dell'RSA, o meglio, della quale risposta dare alla condizione di salute e malattia degli anziani, è uno dei punti della piattaforma. E credo dovrebbe essere precisato che prima della nazionale prevista per il 7 di novembre, dico sempre prevista, ma poi bisogna vedere secondo la realtà, dovrebbe essercene una regionale, naturalmente, che deve essere costruita dalle varie associazioni, movimenti e sindacati che ci sono a livello regionale. Anche lì c'era una data indicativa del 24 ottobre. Chiudo. Allora, aveva chiesto di parlare Ricci Andrea, no, non so se riesce, se vuole. Sì. Sì. Okay, perfetto, allora. Scusate perché sento un po'. Non si riesce, mi sento un po' di rimbombo, adesso non so. Ci sono delle casse, forse? Ma hai aperto il sono delle casse, però, eh? Mi sentito? No, se ci sono le casse non si sente. No, io non ho cash. Però questo è un ritorno. Ma risulta aperto in due questioni. Non si riesce, Andrea. Quando apro. Vai in autoproduzione. No, non si riesce. Riprova, non so in che modo. E poi si era prenotato Galaxy, chi è? Adesso, uguale. Mi sentite adesso? Io mi sono prenotata, Giovanna Capelli. Ok, ecco, perché non ti riconosco. Ok, se Andrea non riesce, come vedo. Ok, Giovanna, puoi parlare. Sì, no, molto brevemente. Vabbè, io adesso ho letto il documento nazionale, mi sembra... lo condivido anche su alcuni punti su cui voi avete discusso, tipo il numero di posti, anche secondo me il numero di posti doveva essere contenuto per evitare assembramenti, insomma, quello che noi vediamo al più albergo Trivulzio e non solo, ecco. Però su questo, diciamo così, decidono quelli che da più tempo si interessano di queste realtà. Io volevo dire qualcosa relativamente all'uso di questo documento. Questo documento, secondo me, bisognerebbe utilizzarlo per
contattare le varie RSA e insomma, quelli che lavorano, i sindacati che sono all'interno, i parenti che hanno fatto magari in questi anni, in questi momenti mobilitazione perché hanno avuto dei decessi nel periodo del Covid. In particolare mi riferisco alla Lombardia, perché più questa piattaforma viene conosciuta e magari anche emendata, nel senso non di corretta ma aggiunta come cose che vengono richieste da chi vive direttamente la situazione, e secondo me ci serve poi perché per una mobilitazione generale. Noi, ecco, io la proposta che faccio è utilizzare questo mese in varie modalità poi decise da chi sta nei territori di mettersi in relazione. Io per esempio, ecco, faccio l'esempio, io conosco bene la casa RSA di Mediglia, dove c'è stata anche una moria molto accentuata, poi ci sono anche delle altre case nella mia zona delle RSA che invece sono abbastanza, insomma, non hanno avuto nessun problema e sono anche forse governate meglio. Comunque contattare chi lavora dentro nel sindacato o qualcuno che ha i parenti dentro, per vedere se questa piattaforma è condivisa e se all'interno di questo si uniscono a noi in una richiesta generale di miglioramento di piattaforma, perché appunto penso che il documento vada usato in questo senso. Anch'io penso che vada organizzata poi una manifestazione qui in Lombardia e poi in preparazione di quella nazionale. Questa è la prima parte dell'intervento. Seconda parte, anch'io faccio parte della minoranza CGL e poi sono andata a delle riunioni, insomma, e poi leggo abbastanza quello che viene fuori, soprattutto dal governo. E dunque volevo avvisarvi di questo, ma senz'altro lo sapete, soprattutto chi lavora in modo più organico di me su queste circolari. Allora, a livello nazionale, il penultimo decreto ha dato autorizzazione all'assunzione di infermieri di comunità o di famiglia, uno ogni 50.000. Esiste poi una delibera della Regione Lombardia che appunto riprende questa cosa e dà questa possibilità. Prima questi infermieri di famiglia avrebbero potuto essere assunti a tempo indeterminato, invece dal 1 gennaio del 2021 possono e debbono, io penso che possiamo dire debbono essere assunti a tempo indeterminato. Allora, il sindacato, la CGL, sta riflettendo su questa figura dell'infermiere di famiglia. E secondo me sarebbe importante che anche noi ci facessimo una riflessione, perché se noi vogliamo che l'assistenza domiciliare non sia più, diciamo così, a un certo punto quasi affidata oggettivamente alle cooperative, quindi esternalizzata, è chiaro che una figura sul territorio di questo tipo, che non è ancora, diciamo così, codificata nelle sue cosa fa, come eccetera, quando è stata pensata solamente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, c'è un'esperienza abbastanza significativa in Catalogna. E poi mi pare che ci sia l'esperienza in Toscana e in Piemonte, ma sono tutte esperienze, diciamo così, di avanguardia, insomma, sperimentali. E io penso che, c'entra con le RSA, perché penso che l'assistenza domiciliare per gli anziani è una cosa importante, ma non solamente per gli anziani, quindi questa cosa qua si intreccia anche con altri gruppi di lavoro. Volevo dire questo, che qui in Lombardia c'è la possibilità di assumere, poi c'è la seconda parte di questa cosa che dico, che non si assume perché non ci sono infermieri. Non ci sono infermieri, questo perché c'è stato il numero chiuso da anni. Non ci sono infermieri.
Ma è anche questo un motivo di riflessione da parte nostra e anche di proposta. Sì, il bando è stato qui in Regione Lombardia, è stato fatto ieri per questi infermieri di queste 55 USCA che dovrebbero partire su 200 che dovrebbero essere. Ascolta, non sono le USCA di cui sto parlando. Le USCA sono un altro problema che non ho sollevato perché questa cosa che dicevo io sono gli infermieri di famiglia. Io se vuoi vi mando tutta la diciamo così, ma sono delle cose in più. L'USCA è una cosa importantissima e non ne hanno fatte. E quindi noi dobbiamo chiedere che vengano fatte all'interno della diciamo così, dell'organizzazione della sanità territoriale. Mi sentite? Perché io non vedo più niente. Sì, sì. Io ti sento bene, Gio. Sì, ecco. Le USCA, giustamente tu adesso le hai citate, ma io volevo appunto fare mente locale su questa cosa qua, che forse noi non abbiamo previsto, non so bene, io non so qual è la posizione, diciamo così, del coordinamento nazionale su questa figura e se magari non pensiamo che non ci debba essere, però il penultimo DCPM ha detto che bisogna assumerli in tutta Italia, e io mi interesso della Lombardia, c'è la delibera della Lombardia che permette l'assunzione, c'è una riflessione nel sindacato della CGIL e penso anche negli altri sindacati di base su che cosa cavolo deve fare questo infermiere di famiglia o se si debba chiamare di famiglia o di comunità o se debbano essere due figure. Questa è tutta una roba che io ho capito che si sta discutendo. Volevo capire se noi in prospettiva facciamo un pensiero su questa cosa qui e interveniamo su questa cosa qui, perché è un momento in cui una figura si definisce. Poi ripeto, c'è già in Piemonte e c'è già in Toscana. Basta, non ripeto più le cose che ho detto prima. Paola, vuoi aggiungere tu che magari hai... Posso? Certo, sì, grazie. Aspetta un minuto, riesco? Posso intervenire? Certo. Mi sentite? Sì, io sì. Bene, sì. Sì, sì, bene. Sì? No, in Toscana, a quello che mi risulta, è sperimentale in alcune zone. Pronto? Sì. Mi sembra no, sul discorso dell'infermiere, che mi sembra sì una cosa importante, però il decreto rilancio in realtà ha previsto 8 infermieri, mi risulta così, 8 infermieri ogni 50.000 abitanti e 8 assistenti sociali ogni 50.000 abitanti, però con i contratti co in deroga anche alle leggi vigenti, quindi tutte assunzioni a termine e addirittura anche con un monte ore, mi pare, di 30 per gli infermieri e di 24 per gli assistenti sociali. Quindi diciamo chiaramente, se noi si prende in considerazione questa cosa, e penso sia importante, noi bisogna chiedere che questa sia proprio una cosa strutturale, cioè assunzioni a tempo indeterminato, e che l'infermiere territoriale di famiglia o come lo vogliamo chiamare, insomma, diventino. Ora, se 8 infermieri ogni 50.000 abitanti sono anche sufficienti, non ho ben chiaro, vi dico la verità, perché ho fatto un po' il conto dove nella mia zona ho visto più o meno, insomma, non sarebbe poi un granché, comunque diciamo, certo, rispetto a ora. E poi un'altra cosa volevo dire era su, è un po' difficile riuscire a fare una sul discorso, per esempio, dei parametri, no? Poi anche Alberto parlava del direttore sanitario, per esempio in Toscana nell'RSA non è previsto il direttore sanitario nell'accreditamento della Toscana, e poi sì, ci sono solo i medici di famiglia, non c'è un medico nella struttura, e addirittura anche l'infermiere c'è solo in quelli, diciamo, 40. Situazione c'è una grossa differenza da regione a regione, quindi se noi si volesse fare una piattaforma, diciamo, nazionale, che penso sarebbe importante,
Ecco, bisogna un po' rifletterci, insomma, sui numeri, perché è veramente parecchio differente da regione a regione i parametri di assistenza, ecco. E anche un po' anche l'organizzazione. Per esempio, in Lombardia credo ci sia il direttore sanitario nell'RSA. Invece in Toscana non è previsto. Infatti è una delle cose che noi si chiede anche nella nostra petizione, che ci sia sempre l'infermiere e che ci sia una figura sanitaria sempre presente. Ci sono solo i medici di base, infatti ora anche nella pandemia insomma un po' di problemi ci sono stati, perché ogni medico, e poi non poteva neanche entrare, ogni ospite aveva il suo medico. Poi dopo, vabbè, hanno fatto delle delibere anche la regione, hanno messo proprio del personale dell'ASL, e vabbè. Quindi non, ecco, e poi ecco, no, sul discorso dei costi, sì. Vabbè, noi bisogna chiedere siano servizio sanitario, quindi non ci dovrebbe essere. Ecco, fra l'altro è stata vinta anche una causa da un parente qui in Toscana sulla compartecipazione alla spesa, perché abbiamo chiesto i soldi ai figli, no? Non so se lo sapete questa cosa, sì. Sì, no, nel documento non abbiamo messo dei parametri precisi, si potrebbero un po' pensare, però nel documento viene richiamato l'importanza di di questo team dirigenziale, come l'importanza di un team multiprofessionale, e questo anche nel territorio, perché anche nel territorio si è messo un team multiprofessionale, sia medico che infermieristico, che tecnico, che gli OS, no? Un po' tutti, però è chiaro che noi stiamo parlando di un sogno che non è la realtà assolutamente. Adesso la realtà è un'altra ed è differente tra regione e regione. Ecco, io ho fatto riferimento alle USCA proprio perché so che Regione Lombardia, quello che sta partendo adesso è questo, ed è l'unico spazio che crea un po' questa, no, immagine di una presenza nel territorio finalizzare mentre invece dovrebbe essere appunto un discorso di territorio che parte con la figura del medico, no, distretto, con tutti gli operatori, no, che eccetera eccetera. Però ecco, su questo si potrebbe sia per il documento generale riprecisare meglio, no, questi parametri con magari il rapporto del personale assistiti, diciamo così, e o cittadinanza, e anche appunto alcuni criteri non che siano precari, non che siano migliorare un po' queste cose qua. E poi invece in una rivendicazione più immediata lì richiamare l'importanza che ci siano queste figure nel territorio che vengano, no, attivate. Questo può far parte, non so se ad esempio nella petizione che avete fatto voi, Paola, a Firenze, ci sono anche questi. No, era nata anche prima e non, no, c'era solo i parametri d'assistenza nell'RSA. Sì, io sogno sempre il rapporto 1-2, figurati, ora siamo nella nostra realtà la mattina 3 operatori con 20 ospiti, 1-7, il pomeriggio 1-10 e la notte 1-20, quindi si parte molto lontani. No, ecco, tra l'altro mi viene in mente, Paola, che se su questo ci piacessi avere il questionario con i numeri. Sì, ma l'avevo mandato un questionario riempito. Sì. Ah sì, ma non era di Firenze, non era della Toscana. Sì, te l'abbiamo mandato. Posso rimandare, ce l'ho anche lì la copia della Toscana. Okay. Sì. Uno esemplificativo l'abbiamo mandato, sì. Comunque, resta importante, secondo me, appunto, la petizione che state portando avanti, altre iniziative, che può essere quelle dell'Associazione Felicita o di altre realtà, come diceva Fulvio, condividiamole, con l'intento, secondo me, di mettere insieme dei punti e anche qua formulare, ripeto, un documento che possa servirci se faremo delle iniziative regionali, che può essere quella del 24 ottobre, oppure decidiamo di cercare di andare presso la regione o fare un presidio,
avere appunto un documento con una serie di punti rivendicativi immediati. Dopodiché c'è il nostro documento, però questo documento è un discorso più a lungo periodo, chiaramente, no? Anche se può essere presentato. Ecco, nell'incontro precedente avevamo anche detto che poteva servire pensare in autunno anche proprio una sorta di, chiamiamolo piccolo seminario, però su questi temi, sui diversi argomenti che abbiamo inserito nel documento, dalla prevenzione fino a, no, le cure territoriali, le cure ospedaliere, eccetera, eccetera, fare dei momenti di approfondimento, no, con richiamo delle normative, con richiamo dei contenuti, con richiamo dei bisogni sanitari. E quindi anche questa è una cosa che potremmo preparare insieme, perché potrebbe essere porre l'attenzione, mantenere l'attenzione e anche fare cultura con dei nuovi contenuti rispetto a quelle che devono essere le cure per le persone anziane, uscire un po' da questa logica dove la cura è la RSA, no? Perché comunque di fatto è un po' così, no? E cercare invece di introdurre delle nuove modalità, dei nuovi contenuti. Non so se siete d'accordo su questo, però potremmo metterlo in campo prendendoci un pochino più di tempo, però potremmo proporlo. Io sono d'accordo. Ok. Ecco, con la Breda avevamo anche detto, questa cosa l'aveva proposta lei, e ne avevamo riparlato, no, di fare proprio un momento nazionale di questo tipo. E avevamo anche detto di cercare di indire un incontro tra i diversi comitati sul territorio nazionale, dei quali loro come Fondazione Promozione Sociale sono chiaramente a conoscenza perché sono in contatto con diversi, e fare proprio un incontro, no, o in presenza o metà in presenza, metà online, però cercare di avere un incontro proprio con i comitati dei familiari, associazioni che si occupano proprio di RSA, di anziani, eccetera, insomma. E anche questa potrebbe essere una iniziativa da farsi nel breve periodo. Ci sono altri? C'è qualcun altro che vuole intervenire? Vedo Elisabeth. Okay. Sì, riprendo l'ultima cosa che hai detto, Laura. Credo che per dar forza a quello che diciamo, che dall'esterno, che siano i comitati parenti, che sia comitato di territorio, nei confronti delle RSA bisogna mettersi d'accordo con la Breda e fissare un momento e fare questa iniziativa così specifica, perché così tiri fuori dei dati più precisi, perché ciascuno viene con la cognizione di quello che conosce e quindi anche la, diciamo, quantificazione del problema. E credo che i cambiamenti dall'interno devono essere veramente sull'informazione ai familiari e ai parenti e su una vita di sociale e affettiva che va comunque garantita. Io penso che tutti questi ostacoli, che non c'è il plexiglass, che non c'è, veramente è un discorso di potere su delle persone e delle categorie che la società non valorizza come la dignità vuole che vengano valorizzate. Quindi su questo punto credo che bisogna essere molto, molto fermi. Sul problema invece dell'infermiera, dico questa Giovanna, un po' il rischio è che se questa figura viaggia su un territorio dove non è collegato con nessuno, è una figura che poi dopo va in crisi. Quindi quello che abbiamo comunque previsto è che in Lombardia va rivendicata, e penso che se facciamo un'iniziativa regionale dobbiamo
dobbiamo metterlo a tema, è proprio che vanno rimessi in piedi i distretti e poi di conseguenza anche fare le case della salute, perché soltanto così le figure professionali sono coordinate, le richieste che arriva un'infermiera può essere inoltrato al professionista che è in grado di farsene carico, se no può essere una figura che si esaurisce perché prende tutta una serie di problematiche dove lei non riesce a rispondere. Questo è un rischio, a meno che questa figura vada a rinforzare un servizio domiciliare che è già in piedi e aumentare la funzione infermieristica del servizio di assistenza domiciliare. Cioè questo, io vedo che ci vuole un chiarimento su questo. Però chiamare infermieri di famiglia, infermieri di comunità, secondo me richiama una dimensione che è una dimensione territoriale, come nel documento sulla medicina territoriale noi l'abbiamo messo, che ci vuole il distretto che funzioni e ci vogliono le case della salute. Okay. Sì. Ok, se non ci sono altri, ci abbiamo verso le conclusioni. Non abbiamo sentito Andrea Viani. E invece Andrea mi aveva mandato con un... Non mi avete sentito perché... domani abbiamo la riunione della piattaforma territoriale del gruppo di lavoro e dobbiamo affrontare questo argomento direttamente lì. Quindi ho ascoltato sostanzialmente e comunque non è che devo intervenire tutte le volte. Va bene, ok. Scusa, sono Alberto. Scusa, potrei avere la mail di Paola così fra Firenze e Viareggio ci si mette sì. In comunicazione con il futuro. Lo sei? Aspetta. A parte che ce l'hai nella mail che ho inviato. La Gina, poi la Gina, sei in contatto con la Gina, no? Aspetta. Alberto? Sì, sono in contatto con la Gina. Va bene, perché... la Gina ce l'ha, perché gli avevo mandato anche i materiali l'altra settimana. Infatti io l'ho avuto dalla Gina. Sì, incontriamoci prossimamente. La tua ma se intanto mi dai la mail, mi dai. Sì, te la do. Te la metto scritta qui, vai. Sì. Ok. Va bene. Va bene, sentite, allora, se non ci sono altri, concludiamo. Allora, il documento lo diamo per concluso, facciamo magari qualche ulteriore modifica su questi team, non sui parametri, le cose che sono venute fuori, però diciamo che quello e lo teniamo pronto sia per le iniziative che faremo, sia per un discorso più nazionale. Dopodiché facciamo girare i documenti delle iniziative che sono in corso e formuliamo un'ulteriore proposta di rivendicazioni immediate, no? Che possano riguardare sia appunto la vita delle persone all'interno delle case di riposo e tutto quello che è subentrato col Covid in aggiunta, no? Alla situazione precedente, sia naturalmente tutto quello che riguarda la parte di cure, di riabilitazione e quello che riguarda la parte degli operatori che vengono lasciati a casa in questa situazione. Aggiungerei poi chiaramente anche alcuni punti che sono ancora a monte e che fanno parte di una storia precedente, delle modalità di pagamento delle rette che possono servire appunto per delle rivendicazioni territoriali, però diciamo che il grosso dei punti è questo qua. Però se mettiamo insieme appunto le petizioni, i documenti, le cose che si stanno facendo,
uniamo e formuliamo un documento insieme. Dopodiché bisognerebbe riuscire, con l'aiuto di chi è già dentro al sindacato o di chi ha contatti, a fare un momento specifico con il sindacato per vedere di riprendere anche un po' questi argomenti che riguardano anche in particolare gli operatori, e quindi sarebbe bene avere un coinvolgimento maggiore e un confronto più diretto con loro, per cui non so se Paola, Silvia, Alberto, cioè se riusciamo, no, a mettere in piedi qualcosa di allargando il giro e avendo un pochino più di rappresentanti sindacali presenti. Chiederò, parlerò con la Breda e con Ciattaglia per indire questo incontro a livello nazionale con tutti i comitati che fanno riferimento anche un po' a loro, dei familiari, no, in modo di poter fare un momento di confronto, e poi attendiamo la riunione di domani, no, del coordinamento nazionale per la salute insieme all'ATAC, attendiamo per vedere se viene confermata questa manifestazione per il 7 novembre, dove sicuramente saremo presenti, e quale iniziative regionali si prevede di fare, se si manterrà il 24 ottobre, così da poter, ci incontriamo prima e vediamo che cosa possiamo decidere di fare anche noi proprio come gruppo di lavoro specifico sul tema delle cure per gli anziani. Ma penso che possa essere abbastanza, perché mi sembra che ci sono già diverse cose, per cui se va bene, se c'è qualcosa da aggiungere, se ho dimenticato qualcosa, altrimenti direi che appunto fatto questo ci ritroviamo sicuramente entro la prima metà di ottobre, insomma, la prima settimana, i primi 10 giorni di ottobre, e poi appunto faremo un report. Costanza vedo che è presente, per cui mi aiuterà come sempre a mettere giù, no, un report dell'incontro, e che circolerà, così ci sono un po' gli impegni e i punti che abbiamo trattato. Se va bene, se siete vai, sì, va bene, va, okay, bene. Allora, bene. Bene. Allora, grazie. Scusa, il link dell'incontro è domani sera, dove lo trovo io? Perché io non... Allora lo metto sulla home page del sito di Medicina Democratica, così chi vuole può cliccare direttamente. Va bene, d'accordo. Va bene, grazie. Ciao. Cercavo, ma... Ciao. Perfetto, dai, allora grazie, buona serata, a risentirci presto, a rivederci presto. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao.